Buongiorno, sono Rino Rao della Commissione Cultura dell'ASI. Oggi vi parlerò di un'antica gara. C'era una volta a Catania il circuito del gelso bianco, sì, la Coppa Etna. Eravamo nel 1925 e da qualche anno era già iniziata la Golden Age del motorsport, che sarebbe durata sino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a Vincenzo Florio, la Sicilia era una terra a forte vocazione motoristica sportiva. La Fabbrica Florio era stata fondata nel 1906 e sulle sue orme erano nate parecchie gare secondarie, come il circuito di Trapani e poi la Coppa Nisena Caltanissetta. E già nel 1925 si pensava di aggiungere la Coppa Vengia a Messina, che sarebbe stata una gara di un luminoso avvenire. A Catania invece c'era soltanto la cronoscalata Catania-Zafferana, organizzata peraltro dal Circolo Unione Sportiva piuttosto che dall'ACI, che era stato costruito soltanto nel 22. Quindi bruciava ai catanesi che la loro città, forse la più ricca e operosa della Sicilia, famosa per i più deliziosi agrumi della terra, nonché per i prodotti del zolfo e la seta, che era una tradizione secolare e che tutto raccupava varie migliaia di lavoratori, e Catania, ripeto, avesse soltanto una modesta cronoscalata. Si decise pertanto di correre ai ripari. Fu costituita in seno all'ACI una commissione ad hoc presieduta dal dinamico imprenditore marchese Bartolo Ferreri, che si mise subito al lavoro. In un primo momento la commissione si orientò verso un circuito permanente da erigere alle porte di Catania nel Pantano d'Arci, ma poi fu fatto anche un progetto esecutivo. Ma esaminati bene i costi e i tempi, si decise invece di optare per un circuito sulle mene plate dell'Etna. Nacque così nel 1925 la Coppa Etna, sottotitolo Circuito del Gesso Bianco. Era una gara che si svolgeva con partenza dalla immediata periferia di Catania, circa 1 chilometro dal centro, dal Duomo, e partiva in via Acquicella, basolata, in lava, per poi doppiare con una curva ad U Piazza Palestro. Alle spalle del celebre monumento Ferdinandeo dell'ITAR, e imboccare via Palermo, la lunghissima via Palermo che portava il circuito fuori da Catania. Superato il Lazio, si inerpicava per Mister Bianco e subito dopo averlo superato abbandonava la statale 121 per deviare verso Motta. Ecco, gli organizzatori descrissero con poetiche espressioni questo improvviso apparire del castello di Motta, scrivendo: il circuito si insinua dolcemente fra rigogliosi vigneti e in un'alternanza di ampie curve, tratti rettilinei, Motta appare di sorpresa, svettante nella eminenza del turrito castello di Enrico il Rosso, gran cancelliere sotto la dinastia degli Aragonesi. Doppiato il celebre castello, iniziava una discesa ripida in un primo momento e poi dolce verso stazione Motta. Erano circa 7 chilometri e mezzo di discesa. Arrivati in stazione Motta, ci si imbatteva nelle tribune e negli steccati. Infatti, gli spettatori potevano raggiungere stazione Motta o col treno o con propri mezzi, ci si immetteva nella strada militare che oggi si chiama 192. Statale 192. Era un'alternanza di curve di profondità e rettifili abbastanza lunghi per permettere alle macchine più potenti di superare i 160. A metà del percorso tra la stazione Motta e Catania si erigevano altre tribune steccati perché si potesse assistere allo spettacoloso passaggio della doppia S del Gelso Bianco. E questa era una famosa doppia curva, teatro di moltissimi incidenti, ma fortunatamente nessun pilota e nessuno spettatore si ferì nel corso degli anni.
dopo la doppia S del Gelso Bianco, altri 5-6 chilometri si arrivava alla periferia di Catania, sia lì sa dove di nuovo c'erano steccate tribune ed anche un ufficiale della corsa che emetteva un colpo di fucile per segnalare l'arrivo di una macchina. E da lì si raggiungeva, superato il cimitero, via Quicella, dove era fissata la partenza. Quindi si ripeteva il giro per Piazza Palestro, dove si trovavano le tribune numerate, tre tribune numerate, gli steccati ed anche i box per i piloti. In totale erano 36 chilometri per giro, per 7 faceva 252 chilometri della prima edizione della Coppa Etna. Passiamo quindi alla proiezione del filmato che dobbiamo al commentatore Guglielmo San Giorgi, noto imprenditore catanese, impresario teatrale ed agente della Bugatti. Lo possiamo proiettare per gentile concessione del principe Grimaldi di Niximia, che ringraziamo vivamente. Vedremo adesso l'organizzatore, il marchese Bartolomeo Ferreri, noto personaggio businessman, concessionario della Fiat a Catania ed esponente anche del mondo culturale. Lo vediamo con la fascia dell'organizzatore ai box pochi minuti prima della partenza. Uno sguardo adesso alle tribune, qui siamo a Piazza Palestro, queste sono le tribune d'élite, tutte in legno, e un po' in là c'erano i box riservati ai concorrenti. La prima macchina che si presenta sulla linea di partenza è una Peugeot 172 Baby Sport, che derivava dal prototipo studiato parecchi anni prima da Ettore Bugatti per la Peugeot. Era una macchinetta minima, 700 cm cubici soltanto di cilindrata, cambio a tre velocità, e talmente poca era la potenza che non potrei mai entrare in corsa. Vediamo adesso al numero 2, la OM 469 della nobildonna romana Emma Firpo, nota sia negli ambienti automobilistici che in quelli letterari, era infatti autrice della lirica Love Songs. Adesso passiamo alla pattuglia delle Fiat, la prima è quella di Cacciola, una 501S fortemente elaborata, come avete visto, era non solo elaborata nel motore, cambio, eccetera, ma anche nella carrozzeria a siluro. Un'altra 501S, quella di Tricomi, numero 4, gemella di quella di prima, e questa iniziò la gara alla Garibaldina, ma non riuscì a finirla. L'ultima 501S, quella rossa di Russo, era sponsorizzata dalla concessionaria Fiat di Fedel Marchese Ferreri. Anche questa non riuscì a finire la gara. Passiamo alla categoria 2000, dove possiamo ammirare la prima OM Superba, quella del genovese Anselmi, era una macchina pressoché normale, mentre invece quella che vediamo adesso, di Balestrero, noto pilota toscano, pilota ufficiale della OM, era una macchina proprio della casa, preparatissima, con carrozzeria a siluro, e possiamo anche ammirare sul radiatore il 7 di picche, che era il portafortuna del pilota Balestrero. Balestrero si inserì anche nella lotta per la vittoria e poi nella lotta per il secondo posto, contrastato dal catanese Giusti. Passiamo alla classe 3000, la prima macchina che possiamo vedere è un Alfa Romeo RLS, caratterizzata dal radiatore bifronte confesso, ai due lati c'erano gli stemmi, i marchi della casa. Il pilota era Giannetto, che vinse la categoria. Col numero 9 un'altra Alfa Romeo RLS del palmitano Casano, che non riuscirà a finire la gara. La prima Ceirano 2HS di Gioacchino Vigo di Catania farà una gara in conserva e riuscirà a classificarsi secondo di categoria la successiva.
è la macchina di Ignoto Salvatore, un pilota molto conosciuto in Sicilia per aver vinto un paio di gare in salita. Partirà in maniera molto aggressiva, ma dovrà ritirarsi per rottura meccanica. Viene dopo quella del flamboyant barone catanese Federico Fisauli, aveva soltanto 19 anni e questa macchina gli fu regalata dalla mamma poche settimane prima della gara. Partì in gran trompa e dal passaggio di Motta veniva segnalato con il miglior tempo fino a quel momento. Se non che la discesa di Motta purtroppo subì lo scoppio di un pneumatico che fu cambiato subito dal meccanico, ma dopo 6 o 7 chilometri appena superato il gelso bianco subiva un secondo scoppio. Ancora una volta fu rapidamente cambiata la gomma, ma dopo pochi chilometri cedeva discando il motore. Vediamo adesso l'altra Alfa Romeo RLS dei fratelli Puglisi, macchina molto ben preparata e pilota molto esperto che si inserì nelle prime posizioni minacciando addirittura Angelo Giusti per la terza posizione. Successe un incidente quando Giusti lo raggiunse e ci fu una piccola collisione. Puglisi uscì di strada e da quel momento anche subì qualche anomalia meccanica, per cui riuscì a malapena a conquistare la nona posizione. Passiamo quindi alla categoria oltre 3.000, questa è una Nazzaro S4005 guidata dal ragusano Schininà, non riuscirà mai a inserirsi nelle prime posizioni e dovrà ritirarsi prima della fine. Ed ecco adesso il beniamino catanese, Angelo Giusti, su Spa S4005, vediamo questo pilota veramente bravo alla partenza. E pochi secondi prima della partenza vedremo che aziona la levetta dell'anticipo per anticipare l'accensione, mentre il meccanico lo ridurrà un pochino. Angelo Giusti combatté per la seconda piazza con Balestrero e alla fine dovette accontentarsi del terzo posto. Ed eccoci alle macchine più importanti. Questa è quella del Barone Pucci, è una Bugatti T35 nuovissima che il Barone, vincitore della Coppa Nissena, comprò direttamente dalla Bugatti subito dopo la Targa Florio. Era la macchina affidata a De Vizicaia. Si recò a Catania convinto di poter vincere, ma in effetti non conosceva abbastanza bene la macchina e fu anche ostacolato da alcuni problemi al magnete. Comunque riuscì a chiudere in quarta posizione. Con la numero 19 vediamo la Bugatti T22, che è un po', diciamo, il papà della celebre T35. La T22 aveva un motore però 3.008 cilindri molto più calmo, era comunque una macchina capace di superare i 150 orari. Vediamo al volante il cavaliere Musmeci, noto businessman catanese, titolare di un bellissimo garage dove tutte le marche praticamente erano rappresentate e che oggi è monumento nazionale. Ed in gara si comportò molto bene, ottenendo il sesto posto assoluto. E vediamo adesso una mitica macchina, la Fiat Gran Premio S57 del veterano messinese Costantino Trombetta, pilota che si affermò in diverse corse in Sicilia ai posti d'onore. In gara si comportò molto bene, anche se certamente la macchina ormai era un tantino superata, e riuscirà a classificarsi al quinto posto assoluto. E col numero 21 vediamo la Fiat 501 SS del pilota Piro, un pilota molto esperto con parecchie targhe Florio alle spalle, e conquistò onorevoli piazzamenti. La macchina era uno specchietto per le allodole che la Fiat lanciò per attirare i potenziali clienti della 501S. Su questa macchina, sulla SS che vedete qua, era montato infatti il motore della 803 Grand Prix, e questa macchina pilotata da Piro tuttavia si ritirerà ben presto per avaria meccanica. Ed eccoci alla macchina del vincitore Costantino Magistri, comprò e aggiornò, era un espertissimo meccanico, questa Brescia, un po' anzianotta,
ma la aggiornò così bene che ne venne fuori una macchina estremamente competitiva, era leggerissima e molto maneggevole. Il Magistri prese subito la testa sin dal primo giro ed invano fu inseguito da Balestrero e da Giusti. Alla fine della gara Balestrero il secondo era staccato di oltre un minuto e Giusti di quasi tre. Ed eccoci all'ultima macchina che prenderà il via, la T35 nuova fiammante del catanese Mario Vico Cordaro, concessionario della Lancia a Catania, che comprò questa macchina pochi giorni prima della corsa dal commentatore San Giorgio. Era un pilota molto molto veloce e grintoso che si avventò sulla corsa e familiarizzò molto presto con la macchina e ottenne il giro più veloce al quinto passaggio a quasi 95 di media, ma dopo questo sforzo il mezzo cedette e dovette ritirarsi. Vediamo l'Etna con la sua immensa mole, la sua maestosa sagoma, era visibile l'Etna da qualunque angolo del circuito. Infatti il circuito si snodava nelle sue colline, verdi di un intenso verde, dei vigneti e degli agrumeti. E vediamo adesso alcune immagini lungo il circuito. Questo prima della chiusura, i carabinieri reali sfilano sul circuito. Qui possiamo vedere com'era la sede stradale, non arrivava a 4 metri di larghezza, era in ghiaietto pressato, innaffiato col macadam, che era una miscela di asfalto e acqua. Lo scopo era quello di evitare che si alzasse il polverone, ma come vedete durava soltanto un paio di giri. Ecco poi che cosa succedeva. Qui ancora vediamo pallida la luce. Ecco qui una S con canali di gronda ai lati, muretti. Erano pericoli presenti praticamente ad ogni curva. Un passaggio a Mister Bianco in salita il congiungimento del rettifilo di partenza e di arrivo. Vediamo l'iscritto a traguardo, c'era il cambio del fondo stradale perché la partenza lungo via Quicella era pavimentata con blocchi lavici, mentre invece appena si entrava in Piazza Palestro iniziava il percorso in ghiaietto compresso, quindi questo creava ai concorrenti un'enorme difficoltà nell'affrontare la curva di raccordo. Passiamo a Motta Santa Anastasia, l'altezza massima del circuito sfiorava i 300 metri. Si vede appunto il castello di cui abbiamo parlato di Enrico il Rosso, e qui assisteremo alla scena una comica, perché quando la macchina si avvicinerà alla vostra visione, un animale domestico sfuggito al controllo attraverserà la pista e sarà miracolosamente evitato dal concorrente che era trombetta su Fiat Grandpa. Rivediamo qui all'uscita di Motta, questa invece è la 501S di Russo, qui invece un'altra 501S di Cacciola, qui ancora la Grand Prix della discesa di Motta, qui ancora un altro animale che sfugge alla morte mentre passa il bolide di trombetta. Ecco cosa succedeva negli ultimi giri della gara, guardate il polverone che si solleva al passaggio della macchina, immaginate come fossero difficili i sorpassi. Ancora un animale che sfugge miracolosamente alla morte all'ultimo secondo, ed ecco come i concorrenti affrontavano la curva di raccordo con via Palermo con questi spettacolosi demarrage che eccitavano la folla. Ecco, fermi ai box, vediamo la Bugatti del barone Pucci per un controllo, mentre vediamo già ritirata quella di Mario Vico Cordaro. Nella piazza erano presenti le tribune centrali, le tribune diciamo VIP, i box che erano qui, stiamo vedendo, sempre in legno, con strutture in legno. Un passaggio al pelo fra due muri della Bugatti di Mario Vico,
durante il suo giro più veloce. Qui vedete la comica di questo spettatore che vuole essere ripreso dalla macchina da presa, ma vuole anche guardare il panzito delle macchine. Vedete via Palermo con le tribune popolari, il direttore di gara che si agita un pochino, un effetto pendolo all'uscita di Motta e la 501 di Cacciola, e adesso apparirà invece la OM di Madame Filippo. Ecco via Palermo, avete visto lungo il rettifilo di via Palermo le tribune popolari che erano proprio sulla pista, si può dire direttamente, quindi non possiamo. Qui vedete i muretti che spesso contornavano il circuito, quindi in caso di uscita di strada sicuramente si sarebbero avute delle conseguenze letali. Qui vedete i precipizi a destra e a sinistra presenti in questa curva e in moltissime altre, uno spettatore che mima la corsa. Questa è la stupenda 510 Torpedo del Marchese Ferreri. Ecco, un sorpasso, vedete com'è difficile un sorpasso, perché chiaramente c'è il polverone sollevato dalla macchina sorpassanda, quindi facilmente accadevano degli incidenti. Qui vediamo la fermata di un concorrente al box, vediamo il demarrage delle macchine, siamo alla fine della gara con Costantino Mogisti al primo posto, festeggiato dal Marchese Ferreri e dagli altri notabili catanesi. Quindi il risultato della gara fu primo Magistri alla media di 85, secondo Balestrero a 1 minuto, terzo Giusti a 3 minuti e via di seguito gli altri che abbiamo già menzionato. Cari spettatori, spero che questa proiezione sia stata di vostra soddisfazione e abbiate potuto gustare tutti gli aspetti di una gara in circuito degli anni 20. Avrete sicuramente notato la pericolosità del circuito, l'entusiasmo del pubblico, si calcola che siano stati non meno di 25-30.000 gli spettatori, nonché gli aspetti comici e le mimiche durante la gara riprese dalla puntuale macchina da presa del commentatore San Giorgi. Dopo l'edizione del 1926 fu organizzata del 1925 fu organizzata anche quella del 26, che fu un grande successo, dato che ci fu un incremento delle partecipazioni di piloti più importanti. Vinse infatti il bresciano Conte Maggi, agente generale per l'Italia della Bugatti, nonché fondatore della Mille Miglia. Dopo questi risultati eccellenti, si pensava di ripetere questo successo nel 1927, se non che all'ultimo momento la prefettura revocò l'autorizzazione, dato che il re Vittorio aveva pensato bene di assistere alle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, quindi fu necessario soccorrere la prefettura di Siracusa con un appropriato invio di forze dell'ordine. La gara ritornò alla grande nel 1928, fu un'edizione fantastica, con la partecipazione dei più grandi campioni del momento, come Varzi, Nuvolari, De Stelli, Caimini e anche della contessa Einsiedel, dello svizzero Frederick. Difatti la gara era aperta alla partecipazione straniera ed era valevole per il campionato italiano piloti. E questa edizione del 28 rimarrà il fiore all'occhiello degli organizzatori, l'orgoglio dei catanesi, perché purtroppo la gara non fu più disputata per motivi mai chiariti e rimasti ignoti. Per cui alla appassionati catanesi non rimase altro che piangere sulla perduta gara, così come l'eroina bellignana della sonnambula Mina pianse sul suo perduto amore, esclamando: «Ah, non credea mirarti, sì presto estinto fiore». Questa gara, come avrete capito, mi ha sempre entusiasmato, al punto che qualche anno fa ho scritto un libro, La Coppa Etna e i suoi piloti. Prima di chiudere desidero ringraziare
Nuccio Rubino per la colonna sonora e Barbara Caudullo per le riprese ed il montaggio.